Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monisport 07. Siamo qui con le pagelle di Juventus Roma 2-0. Ragazzi, partita che ha visto la Juventus vincere la sua decima partita delle ultime 11, la mia squadra del cuore, ragazzi, quindi andiamo a dare i voti comunque in maniera oggettiva, tralasciando le simpatie e tutto, ragazzi. Però mi tocca fare l'oggettivo, anche perché è quello che bisognerebbe fare tutti su YouTube, almeno spero, almeno i più famosi so che fanno questo. Va bene, dunque non perdiamoci troppo in chiacchiere, ringraziamo l'Antonio per le clip e noi partiamo subito col video, vamo! Partiamo con il signor Szczęsny che prende 6 e mezzo, non si fa ingannare certamente dalle strategie del pallone scivoloso per la pioggia, solita sicurezza tra i pali, altra rete inviolata. Certo, il dato direbbe che è con Chiellini che facciamo le reti inviolate, non con lui, però insomma Szczęsny rimane un grandissimo portiere, ci ha salvato il culo tante volte e comunque fa parte della miglior difesa di Serie A. Fino a questo momento la Juve ha subito 5 gol in meno di qualsiasi altra squadra nelle prime 6, ragazzi, cioè, quindi voglio farvi capire comunque questo dato, perché Szczęsny magari molto spesso viene sottovalutato, viene messo sotto Donnarumma o altri, con tutto rispetto per Donnarumma, giocatore che io adoro, adoro. Parlando di difesa, andiamo a valutare Chiellini, ennesimo 7 in pagella, ragazzi, pazzesco vedere dopo un anno, secondo me 2 anni di inattività e vederlo così al top, ragazzi, incredibile, non è cambiato di una virgola nonostante l'età. Il problema è che non può fare troppe partite di fila perché sennò rischia di rompersi. Io voglio comunque vederlo in coppia con De Ligt. Aspetto tutta da una vita di vederlo in coppia con De Ligt. Per il momento però lo vediamo in coppia con il grande Leonardo Bonucci. Vabbè, il grande quest'anno sta facendo un po' cagare. Però insomma Bonucci che si prende un 6 in pagella non fa proprio tanto. Però insomma se proprio devo scegliere che voto dargli, gli do un 6 politico alla fine, ragazzi. Bonucci imposta, difende, fa quello che deve fare, ma non abbiamo corso neanche particolari pericoli dove lui si è immolato, diciamo così, ragazzi. Dunque, bene Bonucci, ma vicino a Chiellini è un'altra cosa. Senza Chiellini, invece, dove deve essere una certezza, perde le garanzie. L'altro collega di reparto per quanto riguarda i terzini era Alexandro, che si prende in 6 e mezzo. Sembra essere tornato quello dei vecchi tempi solo per questa partita. Però, insomma, non esageriamo, ragazzi. Ha fatto una bella cosa sul primo gol. Comunque l'azione l'ha avviata lui, ma ha fatto sempre quella solita cagata che prova a dribblare l'avversario, poi ci ripensa, torna indietro. Quello l'avversario è stato ingenuo e l'ha saltato. Comunque è una grande azione che ha avviato il primo gol. E quindi il 6 e mezzo se lo merita. Fin quando mi prende 6 e mezzo anche al Fantacalcio, perché anche al Fantacalcio mi sembra che mi ha preso 6. Io 6 e mezzo va benissimo così. Se mi faceva l'assist, ancora meglio. 7 e mezzo invece per Danilo. Lui è un'altra cosa rispetto ad Alexandro. Ogni partita la fa meglio dell'altra. Danilo, veramente una fottutissima garanzia. Praticamente Spinazzola è stato annullato letteralmente da Danilo. Il suo dovere lo fa quando va in attacco, va sempre anche bene quando si deve, quando deve impostare, eccetera. Veramente un terzo di difesa, forse tra i migliori al mondo, ragazzi, in questo momento. 6 Rabiot. I Monti gli darebbero un 5,5 perché non ha fatto proprio una splendida partita, però non ha neanche giocato troppo troppo male, ragazzi. È un po' irruente, fa qualche cagata, però per il resto, per essere un centrocampista di riserva, per il momento va bene, ma solo per una riserva, ragazzi. Purtroppo deve ancora fare tanto per riguadagnarsi il posto da titolare, però per il momento non voglio essere troppo cattivo con lui. Deve riabituarsi per riandare, diciamo, in qualche modo al centro del progetto, anche se la vedo difficile. Per quanto riguarda i suoi colleghi di reparto, diamo un 7 ad Arthur che fa l'ennesima straordinaria partita. Con lui il centrocampo gode di un equilibrio che pochissime big in Europa, secondo me, si permettono. Diciamo sempre che il nostro punto debole è il centrocampo, ma guardate il Liverpool che ha perso 3 di fila casalinghe, guardate il Bayern Monaco che ha perso contro una squadra di Serie B in Germania, guardate il Barcellona e il Real Madrid che sono in un periodo di crisi, forse solamente Atletico Madrid e lo stesso Bayern in questo momento non c'entra un po' più equilibrato del nostro. Il nostro equilibratore è Arturo che fa un gran lavoro insieme a Bentancur, ma anche rispetto anche ai suoi colleghi di reparto. Infatti McKennie si prende il suo solito 6, bene fase offensiva, bene fase difensiva, meno propositivo del solito, ma ci sta dopo tante partite giocate ad alti livelli, con una partita ogni 3 giorni. A centrocampo ne abbiamo pochi numericamente, dobbiamo essere costretti a giocare numericamente addirittura con Fagioli adesso, che è partito Portanova, quindi insomma McKennie fa un lavoro veramente straordinario, ogni partita non prende mai un'insufficienza e si porta a casa l'ennesimo voto pieno. Comunque il suo solito lo fa, corre, attacca gli spazi, si inserisce ed è titolarissimo in questa rosa. Per quanto riguarda invece Chiesa, un po' più spento del solito, cioè insomma forse è stato troppo attento in fase difensiva su Spinazzola, quindi non lo so. E di solito si propone di più quando c'è da attaccare, ma dopo tante partite giocate ad alti livelli, comunque ultimamente ha fatto gol e assist in Coppa Italia, ha deciso la partita con il
con la Sampdoria, sì. Quindi insomma ci può anche stare. 7 per Morata che si dimostra un attaccante per il momento pressoché perfetto. Fa gol, fa assist in campionato, è arrivato a quota 7 assist, 7 che è anche il suo voto in questa partita. Per lui il maglia bianconera quest'anno 13 gol e 9 assist, veramente un impatto clamoroso con la maglia bianconera. Sta facendo veramente una stagione di Cristo, ragazzi. Arriverà in doppia cifra sicuramente anche con gli assist, gliene manca solamente uno. Quindi veramente super super Alvaro Morata che si porta a casa l'ennesimo voto pieno. Quando rientrerà Dybala avremo un Morata ancora più in forma perché ora ne sta giocando praticamente tutte. 7,5 per Ronaldo, il giocatore più in forma della Juve dopo la doppietta in Coppa Italia. Segna anche in campionato, si è ripreso. Febbraio dimostra che è il suo mese. Lui è il re, fa gol, quello decisivo. Comunque un sinistro da fuori area che non è un gol qualunque, ragazzi. Ha fatto veramente una cosa straordinaria. Ed è il man of the match perché comunque ha deciso la partita. Si propone sempre quando c'è da attaccare. Ha fatto anche qualche errore, sinceramente. Però insomma, il 7,5 se lo porta subito a casa perché, ok, ha fatto gli errori, ma le azioni comunque, spesso in attacco si propone, le crea lui. E quando gioca così è veramente un piacere vederlo giocare. Per quanto riguarda i subentrati, diamo 7 a Kulusevski che entra e vizia l'autogol avversario, quindi veramente veramente prezioso, soprattutto quando è subentrato dalla panchina, ormai condannato a fare la seconda punta perché a destra ci sono Chiesa e Cuadrado, ci può giocare anche Bernardeschi, a sinistra Alexandro, prova volta Bernardeschi, quindi alla fine Cuadrado stesso si prende il 7 perché avvia l'azione del 2-0. È clamoroso quanto Cuadrado sia praticamente il cuore della Juve, 13 assist in stagione, ieri ha rischiato anche di farne uno, io dico ieri ma sto video voi lo vedrete penso lunedì. Quindi insomma veramente prezioso Juan Guillermo Cuadrado. Detto questo andiamo a valutare Pirlo che si prende un ottimo 7 in pagella, ragazzi. Ennesima partita vinta soffrendo, ragazzi, perché la Juventus ha vinto soffrendo, una vittoria allegriana. Ci sta a vincere partite del genere anche in questo modo. Abbiamo una partita ogni 3 giorni, la Roma veniva da meno impegni settimanali, quindi insomma ci stava a fare una partita di questo tipo. Ha imparato tanto dall'andata, sta crescendo sempre di più, 10 vittorie in 11 partite, terza vittoria consecutiva in campionato senza subire reti, terza vittoria consecutiva per 2-0, ragazzi. Quindi veramente meglio di così non possiamo chiedere a Mister Pirlo, che è in lotta per lo scudetto, Coppa Italia e Champions League. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare mi piace, poi se un terreno dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monosport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!